Dall'età di 10-12 anni ho incominciato a lavorare, mia madre mi ha imparata e io ho lavorato, ho imparato, facevo delle foglie, le foglioline, che lei li univa e faceva il pizzo delle coperte. Io facevo le foglie, lei li univa e lavoravo. Poi all'età di 17 anni mi sono sposata, me ne sono andata in Sardegna, sono stata 20 anni. Dopo 20 anni sono tornata qua e cominciai a lavorare, perché mio marito non voleva che ti fanno male gli occhi, non lavorare. Io lavoravo tutto di nascosto. Poi c'era una signora che dava il cotone, lo seppi, mio marito morì, rimasi sola, e allora questa signora disse: mi dai il cotone, non ho niente da fare, voglio perdere tempo. Mi dava il cotone e lavoravo e mi guadagnavo quelle 50.000 lire, 60.000 lire allora. E così tiravo avanti, mi dava il disegno e io li copiavo e li facevo. Ma questi prodotti che lei lavorava venivano venduti oltre che a Capurso, dove altro? In Alta Italia, a Rimini, Riccione, se ne andavano lì l'estate i capursesi, ma tuttora non so se vanno ancora, e li vendevano. E guadagnavano anche loro. A noi ci accontentavano con poco e loro guadagnavano milioni. Quindi ogni signora lavorava per una famiglia, diciamo. Sì, questa è la signora Lonero, lavorava. E le facevo tutti i disegni, i disegnini. Lei mi dava il disegno, come quello della bottiglia, copribottiglia. Lei me l'ha dato e io quello l'ho fatto per ricordo. Dico, io me lo lascio questo, per ricordo. E lei lo vendeva, c'aveva il negozio, che adesso non va più. Non riesco più a tenere in mano l'uncinetto. Sì, lo tengo, però